Binelli. Sono Binelli Fabrizio. Scusate, però io credo che per evitare errori che sono stati fatti nel passato e discutere tutto e di tutti, io credo che il primo problema che tutti noi abbiamo qua stasera è che è in atto una procedura per dire se il cementificio Unicem brucerà rifiuti o no. Ancora prima di capire se poi si riconvertirà, se c'è il rispetto delle leggi, il problema che è alla discussione è questo. Quindi io credo che su questo noi ci dobbiamo confrontare. Non è che ci dobbiamo confrontare sul massimo dei sistemi, cioè noi ci dobbiamo confrontare su questo, è quello che stanno discutendo adesso in provincia. Allora su questo noi come la pensiamo? Questo è il tema. Abbiamo bisogno di conoscere cose particolari? Io non credo. Credo che gli elementi di conoscenza ci siano tutti. Primo, noi abitiamo nella zona più inquinata del pianeta. Lo sappiamo? Sì, lo sanno tutti. E allora siamo contenti? Io credo di no. Abbiamo lo stesso grado di inquinamento della Ruhr in Germania, di Shanghai in Cina, dove viaggiano con la mascherina, dell'America del Nord, dove si fabbricano le automobili. È lo stesso, anche qui. Non è che l'inquinamento finisce a Piacenza, eh? Arriva fino qui, arriva fino alle nostre montagne. Basta vedere le foto. Cos'è che produce questo inquinamento? Produce che noi, qui, a Piacenza, a Lugagnano, nella provincia, siamo in testa a tutte le classifiche sui morti da tumore. È vero questo o non è vero? È vero che chiunque di noi in casa ha avuto un parente morto da tumore? Mia mamma, mio papà, mio fratello sono morti di tumore. E i vostri? Benissimo, brava, cosa dobbiamo conoscere ancora di più? Allora, sulla base di queste semplici considerazioni, noi possiamo dire che tutto questo è avvenuto contro il rispetto delle leggi, perché se è così bisogna mettere in galera qualcuno. Oppure, tutto questo è avvenuto nel rispetto delle leggi e allora queste leggi non vanno bene, semplicemente. Allora il nostro compito non è di rifare le leggi, il nostro compito è di dire chiaramente che di questa situazione noi non ne possiamo più e abbiamo diritto non al mantenimento della qualità dell'aria esistente, perché questo è quello che dice questo progetto. Se voi leggete il progetto, semplicemente c'è scritto che questo progetto non peggiora la qualità dell'ambiente. Lo studio dice che lo migliora leggermente. Allora, siccome lo studio è fatto per far approvare un progetto, non credo che nello studio ci possa essere stato scritto, ci poteva essere scritto che peggiorava la qualità dell'ambiente. Com'è che fanno a dire questo ragionamento? Dicono, le emissioni più pericolose sostanzialmente rimangono le stesse. Cos'è che migliora? Migliora la CO2, per cui abbiamo una leggera diminuzione della CO2. Se noi prendiamo per vera, io non ho nessun dubbio, le affermazioni dello studio, noi possiamo dire che, tranquillamente, possiamo anche accettare l'idea che questo progetto non peggiori la qualità dell'aria, anche se non è vero, ma poi ci arrivo dopo. Perché? Perché il leggero miglioramento della CO2 viene azzerato, anzi peggiorato, dall'aumento del traffico veicolare. Per cui il risultato finale è che se ha ragione l'Unice, la situazione dell'aria qui rimane la stessa, quindi rimane la peggiore del pianeta e noi continueremo a morire di cancro. Ci va bene? No. Quello che noi dobbiamo chiedere, perché ne abbiamo diritto, perché le leggi vengono violate, a noi sembra che l'Europa, voglio dire, a noi
ci fanno, ci propongono l'Europa solo quando ce la devono mettere in quel posto, scusate il termine, perché è così. L'Europa però ci sta condannando per gli sforamenti sulle emissioni in atmosfera. Se la regione Emilia-Romagna, prima c'era il consigliere, prima parlava il consigliere Molinari, può provare a chiedere cosa succederà tra un po' se le previsioni del piano regionale di risanamento dell'aria proposto dalla regione Emilia-Romagna non verranno messe in pratica. Quelle proposte prevedono la radicale diminuzione delle emissioni, radicale diminuzione, non il mantenimento o, come avviene in questo caso, il peggioramento. E allora, cos'è che dobbiamo fare? Noi dobbiamo dire chiaramente che questa operazione non sa da fare, che noi abbiamo diritto non al mantenimento della peggior qualità dell'aria, ma noi abbiamo diritto al miglioramento della qualità dell'aria, che non avviene all'interno di questo progetto, e quindi questo progetto non deve essere approvato. Il consigliere Molinari faceva prima riferimento al fatto che oggi il cementificio non può bruciare rifiuti, ha ragione. Io qui ho la delibera, 1 marzo 1991, chi c'era all'epoca se la ricorda. Questa delibera, non so, cosa fissa? Fissa un protocollo di intesa tra l'Unicem e il comune di Vernasca, allora governato dal geometra Varani. Non quello che c'è adesso, dal geometra Varani, non a caso. Per chi si ricorda la vicenda. Allora, in questo documento che tutti possono vedere, cos'è che c'è scritto? Unice e comune concordano di alimentare il forno solo a combustibili fossili. Questo è l'impegno che l'Unice si è preso con voi, con questo territorio. Oggi l'Unice si deve vergognare di venire qui dopo 20 anni e dire adesso fatemi bruciare un po' di rifiuti, insomma, ma non sono più rifiuti. C'è qualcuno che crede agli alieni? C'è qualcuno che crede che un rifiuto indifferenziato, sminuzzato, seccato, con l'aggiunta di materiali plastici sia meglio di bruciare qualsiasi altra cosa? Io non ci credo, non credo agli alieni. Anche perché il consigliere Molinari prima faceva riferimento al fatto che questi rifiuti oggi vengono considerati come combustibili sostitutivi, quindi non sono più rifiuti. Chi è che li certifica? Loro. È l'unice che si certifica, dice il mio è un combustibile, non è un rifiuto. Ripeto, qualcuno crede agli alieni? Io non ci credo. Quasi carbone. E allora, vedete, se poi vogliamo anche approfondire qual è l'effetto del carbon, del CSS, chiamiamoli come vogliamo, erano CDR, gli cambiano i nomi per confonderci, è sempre la stessa cosa, sono rifiuti indifferenziati. A Napoli li chiamano le ecoballe, secondo me è il termine perfetto, perché sono delle balle, sono sempre dei rifiuti indifferenziati. Allora, io qui ho, ma credo ormai che ce l'abbiano tutti, un documento dell'ISDE, è girato eccetera eccetera, in cui si confuta, si dice che non è vero che l'uso del CSS dei cementifici non peggiora l'inquinamento, ma lo peggiora nelle componenti peggiori, i metalli pesanti, l'IPA e le dioscuri. Allora, è ovvio,
noi manderemo questo documento alla conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi cosa dirà? Il ragionamento che ha fatto Molnar. Cosa prevede la legge? La legge prevede dei limiti. I limiti vengono rispettati, allora va bene per la legge. Ma torniamo al ragionamento di prima. Va bene per noi, questa legge ci ha garantito la peggior qualità dell'aria del mondo e la morte per tumore. Questa legge non ci va bene. Noi non ci accontentiamo del rispetto della legge e quindi qui noi sì che abbiamo un grosso problema, noi e gli amministratori. Come fare ad opporci a questo progetto sapendo che questo progetto rispetta le leggi? Il modo è molto semplice, quello che fanno tutti coloro che in Italia vogliono difendere la loro salute, opponendosi. Il comune di Castellarquato cosa può fare? Può bloccare i canoni. No, lo faremo. Cosa possiamo fare? Si discuterà, ognuno si prenderà le sue responsabilità, se no l'alternativa qual è? Continuare a morire di tumore. Io credo che questo noi non possiamo più permetterci. Grazie. Bravo.